stessa un'area incolta di circa 1300 metri quadrati tra via Enrico Fermi e via Vigilanti. Il progetto sostanzialmente vuole costituire una piccola attrezzatura di quartiere, quindi comunque fruibile al pubblico, che abbia lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per quanto riguarda il parco di via Palma, dove quindi c'è questa situazione di zona piana, di zona più alta per il trattamento insomma delle varie essenze arboree che abbiamo visto in precedenza. Quindi insomma si può vedere dalla sezione quindi come abbiamo ragionato insomma anche qui in termini insomma di livelli del terreno e ovviamente si tratterebbe anche di un intervento di riqualificazione del marciapiede circostante al parco e la piantumazione di alberature al confine che attutiscano un poco quello che è insomma il traffico veicolare esterno. Puntualizziamo solo una cosa: in questo caso il disegno della parte pavimentata non c'era, abbiamo cercato di realizzare uno spazio più profondo nella parte centrale perché diventasse un luogo d'incontro, un luogo per stare, protetto su tutti i lati dalla flora. Abbiamo arretrato il filo dell'otto ottenendo dei marciapiedi molto profondi, oltre i 2 metri ogni marciapiede, in modo da poter essere attraversati. Sì, e successivamente anche qui abbiamo inserito delle specie arboree che come nell'intervento del parco di via Padula, l'unica differenza è che qui prevediamo insomma, l'inserimento anche di rose inglesi, che sono queste quattro sono l'unica differenza. Abbiamo inserito le rose inglesi non per vezzo, tra l'altro la rosa è una di quelle essenze arboree che soffre pochissimo le malattie, voglio dire riesce a vivere senza grandi problemi. Quelle inglesi sono inglesi perché sono un po' più grosse, sono rifiorenti, sono molto belle e poi alla fine un giardino deve essere bello e colorato. Va bene? Sì, grazie. Solo 2 cose per concludere. Riportiamo alcuni esempi di sperimentazioni analoghe che vengono realizzate per il mondo. Vorrei solo porre l'attenzione su quella di Marsiglia. Questo è un manifesto di un'iniziativa che viene fatta settimanalmente da un gruppo di paesaggisti coloco, in cui mi sembra interessante la traduzione: coltiviamo insieme lo spazio pubblico. Oltre a gli spazi pubblici alla fine vanno coltivati e vanno coltivati dalle persone che li debbono abitare. E poi mi sembrava interessante far vedere questa immagine che a me ha colpito subito quando ho visto questa planimetria, perché poteva sembrare un pezzo di città delle aree a nord di Napoli, magari di un quartiere abusivo, perché più o meno la morfologia è quella. Invece questo è un pezzo di una città dell'Angola. E queste sono 2 immagini del padiglione dell'Angola alla Biennale di Architettura del 2012. Anche in Angola si sperimenta di riconnettere gli spazi urbani attraverso l'utilizzo del verde, e l'utilizzo del verde in tutte le sue forme, in tutte le sue forme anche integrate tra di loro. Quello che è scritto sopra è preso dalla presentazione che hanno fatto questi architetti dell'Angola, che affermano che utilizzare il verde come momento non definito, non solo spazio pubblico, non solo coltivazione, non solo infrastrutture, ma tutte e 3 le cose insieme. Ritengo opportuno sottolineare un aspetto: in una condizione urbana difficile come può essere quella di tutta l'area nord di Napoli e Casoria, credo che
raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di molto lavoro e, come dice il collettivo Spurs, una rigorosa curiosità e una prassi scrupolosa. Grazie. So che il pensiero di molti, dopo aver visto queste immagini, sarà quando sapranno se cosa accadrà. Un po' lo stesso pensiero che molti avevano un anno e mezzo fa, quando io facevo le riunioni nei quartieri dove arrivava la spazzatura al primo piano e tutti dicevano che la raccolta differenziata non sarebbe mai partita a Casoria, un po' lo stesso pensiero che Giovanni, un dipendente di Casoria Ambiente, 3-4 giorni fa, quando assieme stavamo vedendo i contenitori per le deiezioni canine che sono arrivati e che metteremo la settimana prossima, che ha detto testualmente, ha detto a se stessi cose, che io stavo quando l'urna a Casoria. Al che io ho detto: Giovanni, tu la sera quando torni a casa te la fai la doccia? Mi sente sì. E ti chiude, che la fai a fare? Giorno a pesce ti sporca una rosa. Questo per sottolineare che cosa? Che alla fine io credo che ci sia bisogno di iniziare anche un po' a credere in qualcosa di diverso. Che se perdiamo anche la possibilità poi di credere in qualcosa di diverso, allora è meglio veramente che arreniamo qualsiasi tipo di pensiero e qualsiasi tipo di idea, non tanto per noi, ma per le nostre generazioni future, per le generazioni future. Io passo la parola al sindaco, che ovviamente farà le sue valutazioni non soltanto rispetto a queste slide di stasera, ma anche rispetto a quello che vuole lui. È il sindaco, comandi tu, e quindi fai quello che vuoi tu. Prego.